Amici della Pallavolo, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi una giornata speciale qui al Volerò, perché siamo in diretta dal Pallavolerò per trasmettere la finale della finalissima del Memorial Andrea Scozzese, quinta edizione. Quindi siamo qui per festeggiare ovviamente una finale di un torneo, ma anche per ricordare Andrea Scozzese, fondatore ovviamente di questo progetto Volerò, che ha portato tantissimi risultati, e quindi ci siamo. Allora, in campo per questa finalissima c'è il Volerò contro il centro di qualificazione territoriale di Roma, quindi CQT Roma. Sulla destra del vostro monitor, appunto, la squadra del CQT Roma in divisa completamente rossa. Dall'altra parte della rete invece il Volerò con maglia bianca, pantaloncino blu. E allora vado a menzionare le formazioni in campo scelte dai rispettivi allenatori. Per quanto riguarda il CQT Roma, c'è con la maglia numero 1 Flaminia Giusti, con la maglia numero 3 Veva Stanisci, con la maglia numero 6 il capitano Elena Tenna, con la maglia numero 7 Francesca Guglielmo, maglia numero 14 Allegra Nuzzo, con la maglia numero 15 Gaia Peccio, il libero maglia numero 13 è Chiara Ciarciagnini. Questa è la formazione guidata da coach Vincenzo Ferrise, guardiato in panchina da Alessandra Merigi. Per quanto riguarda invece il Volerò, gli allenatori Adriano Di Peco e Marco Barcariol mandano in campo con la maglia numero 20 Michela Ritucci, maglia numero 21 Michel Bruno, maglia numero 23 Anna Marie Gaudio, con la maglia numero 27 Andela Grokovic, maglia numero 28 Ashanti Despegne, maglia numero 29 il capitano Luna Ippopotami, il libero con la maglia numero 11 è Giulia Evangelista, maglia blu per lei, divisa completamente blu. Quindi, come dicevo, giorno di festa e ricordo di Andrea Scozzese. Questa è la finale della quinta edizione del Memorial, dopo 2 anni senza Memorial, ovviamente per motivi legati alla pandemia, torniamo a ricordare con questa quinta edizione il fondatore, l'ideatore di questo progetto Volerò, che ha portato appunto una serie di scudetti qui al scudetti ovviamente del settore giovanile, dall'under 14 all'under 18 qui al Pallavolerò. E allora andiamo a raccontare un po' questa partita, che vede il vantaggio del Volerò per 4-2. Ora c'è una free ball, un po' in difficoltà il Volerò, però riesce in qualche modo a giocarla, quindi la palla torna nel campo del CQT. Allora c'è la pipe di Giusti, però è out. Quindi cambio palla, adesso al servizio c'è Shanti Despegne, lei che è centrale, quindi ora al servizio. Squadra di Peco, Giusti riceve, poi c'è un tentativo di primo tocco là dalla rete, così non è. Allora ci pensa Nuzzo, e poi c'è l'attacco da posto 2. Però di Michel Bruno, che viene difeso, ancora CQT, ricostruisce il gioco Tenna, poi difende Krokovic, allora free ball ancora per il CQT, ancora Tenna, questa volta in posto 4 per l'attacco di Stanisci, che viene comunque difeso dal Volerò, poi ci pensa sotto rete Allegra Nuzzo, che la tocca appena e porta a casa il punto numero 3 per il CQT Roma. E anche ace per Elena Tenna, capitano del CQT, della selezione appunto territoriale di Roma. Quindi 4 per chi batte, 5 per chi riceve. Al servizio c'è sempre Elena Tenna, lei mancino, questa volta è lunga la palla, la lascia andare fuori
Evangelista, e allora 6-4 volerò, cambio palla, tocca a Michel Bruno al servizio. Sette quattro volerò. Ancora Bruno al servizio, la palla viene in qualche modo ricevuta dal CQT, poi free ball, volerò, arriva Gagovic che attacca la palla alta, ci prova in difesa però giusti ma non riesce a tirarla su, e allora ancora punto volerò, 8-4. Bene la ricezione di Ciarciaglini, poi la palla torna nel campo del volerò, ancora con Gregovic che attacca ma giusti difende, allora contrattacco solo in palleggio per Guglielmo, ancora l'attacco in pipe di Ritucci, ancora Guglielmo di mancino ma la palla è troppo lunga e quindi out, allora 9-4 volerò. C'è la richiesta di timeout discrezionale da parte di coach Ferrise che ferma tutto per 30 secondi di pausa. Tutto pronto, si torna a giocare, 30 secondi di pausa terminati. E allora fischia il primo arbitro per la ripresa del gioco, c'è la ricezione di Ciarciaglini e poi l'attacco in pipe di Giusti, viene difeso da Evangelista. E allora contrattacca, Djokovic mette la palla a terra, quindi ancora punto volerò, 10-4. Ace stavolta per Michel Bruno, allora 11-4 per il volerò. Ora Bruno al servizio, stavolta molto bene Ciarciaglini, poi ancora pipe, è ottima la difesa altrettanto bella di Evangelista sull'ottimo attacco di Giusti, poi si gioca ancora con il pallonetto di Guglielmo che viene difeso dal volerò e poi il contrattacco ancora di Djokovic, mette la palla a terra e quindi 12-4 volerò. Al servizio c'è ancora come prima Michel Bruno. Riceve non benissimo Stanisci perché la palla torna nel campo del volerò, ne approfitta e quindi mette a terra la palla del 13-4. E allora al servizio come prima c'è Michel Bruno, non benissimo Ciarciaglini, Stanisci arriva sotto la palla, la tira su, poi fribolle volerò dopo il bagger di Nuzzo e allora primo tempo a terra di Anna Maria Gaudio, centrale delle volerò, ancora punto per la squadra di Peco. E allora 14-4 e c'è il cambio per CQT Roma, esce con la maglia numero 14 Allegra Nuzzo ed entra in campo con la maglia numero 10 Grazia Nistri. Cambio al centro per coach Ferrise, al centrale di prima linea
Allora corre sotto palla Tenna, ancora pallonetto per Guglielmo, c'è la difesa di Bruno e poi il contrattacco di Djokovic, ancora lì la palla a terra, nel frattempo c'è un fischio di invasione al muro del CQT e c'è contestualmente la richiesta del secondo tema discrezionale da parte di coach Ferrise sul punteggio che vede il CQT sotto 15-4, quindi 30 secondi di pausa. Tornare fra poco con il racconto della partita. Pronto, si torna in campo sempre con il servizio di Michel Bruno. Giannini c'è, allora ancora pipe per Giusti sul posto 1, quello occupato da Michel Bruno, ci prova in difesa ma non va, quindi arriva così il quinto punto per il CQT. E allora cambio palla al servizio, si prepara Sveva Stanisci. Palla a terra, ancora sull'attacco di Djokovic. Punto per il volerò, 17-5, ancora al servizio c'è Andela Djokovic, ace per lei, 18-5. Giusti, ma c'è lì sotto rete un'invasione di Vitucci che ci prova a mettere la palla a terra alta sopra la rete, così vede il primo arbitro il fallo e allora arriva il sesto punto per il CQT Roma, quindi 6 per chi batte, 18 per chi riceve. Cambio palla, palla cortissima, c'è la ricezione di Djokovic, poi palla alta per Vitucci che gioca sulle mani del muro, in particolare di Guglielmo, mani out, quindi 19-6 per il volerò. E allora è pronta al servizio maglia numero 23 Anna Maria Gaudio, c'è la ricezione di Ciarciagnini, poi la palla per Giusti che con il pugno tenta in qualche modo di salvarla, la palla era troppo attaccata e troppo spinta ad uscire, quindi però non riesce, la manda fuori. Allora doppio cambio per il CQT, prima di tutto esce con la maglia numero 6, anzi maglia numero 7, quindi Francesca Guglielmo viene sostituita da Martina Catani con la maglia numero 5 e poi Elena Tenna con la maglia numero 6 viene sostituita da Ilaria Ritano con la maglia numero 4, quindi doppio cambio. Ora al servizio come prima c'è Anna Maria Gaudio sul punteggio di 26 per il volerò. Tutto pronto, fischia il primo arbitro Francesco Saverio Messa, palla corta, c'è la ricezione direttamente di Peccio, poi ancora con il pugno la salva in qualche modo Giusti. Allora ippopotami per Vitucci, palla a terra, 21-6, volerò.
è al servizio, c'è ancora come prima Gaudio. Curato Ciarcegnini, poi Giusti tira forte, ebbene, parallela perfetta per lei, la palla è a terra, settimo punto CQT Roma. Palla è tesa, ci arriva in qualche modo Evangelista, poi cercano di salvare in qualche modo in aiuto Ippopotami, ma più di così non possono fare. La palla quindi va fuori campo, punto CQT numero 8, ancora al servizio come prima Martina Catani. Sebbene questa volta Evangelista c'è, allora di prima intenzione Ippopotami la salva, ancora Catani fa un miracolo, ancora lei riesce a mandarla di là. E allora Ippopotami per i Ducci sul muro, ma c'è l'invasione, fischiata al muro del CQT. Quindi 22-8 volerò. Ora al servizio c'è Luna Ippopotami, attacca bene, Flaminia Giusti e ottiene il punto numero 9 per la propria squadra. Quindi ora c'è il cambio palla, proprio lei al servizio, Flaminia Giusti, 9 per chi batte, 22 per chi riceve, volerò in ricezione. Batte tesa Giusti, Evangelista c'è, allora Ippopotami dietro per Ritucci che stringe la diagonale e mette la palla a terra. Quindi 23-9 volerò. Ed è proprio Michela Ritucci che si appresta al servizio per il volerò. Ace per Ritucci, quindi 24-9. E arriva il primo set point per il volerò. Palla ancora tesa, ancora Ace, quindi chiude così il primo set, il volerò 25-9. Conduce il match per un 7-0.
Torniamo quindi in diretta per raccontare questo secondo set di questa finale del quinto Memorial Andrea Scozzese. Torna a disputarsi appunto il Memorial dopo due anni di stop, ovviamente per motivi legati alla pandemia. Quindi questa è la quinta edizione del Memorial. Si contendono il trofeo, il Volerò, ora sulla destra del vostro schermo, in maglia bianca, pantaloncino blu, con il libero in tenuta completamente blu, mentre dall'altra parte della rete in completo, totalmente rosso, è il CQT Roma, ossia la selezione appunto del centro qualificazione territoriale di Roma. 3-1 per il Volerò, adesso proprio con un fischio di fallo d'invasione al muro del CQT. Vado anche a ricordare gli arbitri, sono il primo arbitro è il Francesco Saverio Messa da Roma, mentre il secondo arbitro è Andrea Pallotti da Tivoli. Al servizio Michela Ritucci, ci prova in ricezione Ciarciagnini, ma non riesce a fare meglio di così, quindi 4-1 Volerò. E allora di nuovo al servizio Michela Ritucci, ricordo finale che si disputa al meglio dei tre set, quindi conduce il Volerò 1-0 al termine di questa partita, di questa finale. Poi ci sarà la premiazione che vede appunto le coppe per tutte le squadre partecipanti, oltre a del premio speciale Carla Grimaldi, che anche lei dirigente purtroppo ci ha lasciato troppo presto, e che come premio speciale lei desiderava dalle proprie ragazze che mettessero di tutto in campo fino all'ultimo punto. Quindi il premio speciale verrà dato alla squadra che in questo torneo ha manifestato di essere quella più grintosa, quella che non molla mai. Tornando alla partita, quindi vado a ricordare anche le giocatrici che sono attualmente in campo per il CQT Roma, allenato da Vincenzo Ferrise insieme ad Alessandra Merigi. Ora al servizio con la maglia numero 1 Flaminia Giusti, poi l'altra schiacciatrice è con la maglia numero 3 Sveva Sanisci, poi la palleggiatrice e capitano della formazione Elena Tenna con la maglia numero 6. Poi l'opposto sulla sua diagonale c'è con la maglia numero 7 Francesca Guglielmo. Le centrali sono con la maglia numero 14 Allegra Nuzzo e con la maglia numero 15 Gaia Peccio. Il libero, maglia numero 13, è Chiara Ciarciagnini. Tenna ora in pipe per Giusti, la tocca appena al muro, poi in difesa. Non arriva Luna Ippopotami. Allora vado a ricordare anche la formazione messa in campo del Volerò da parte di Adriano Di Peco e Marco Barcarioli in seconda, nominato poco fa proprio Luna Ippopotami al palleggio e capitano della squadra. Sulla sua diagonale c'è Michelle Bruno con la maglia numero 21, poi le schiacciatrici sono Michela Ritucci con la maglia numero 20 e Angela Grekovic ora in azione, che porta a casa il punto del 6-4. Le centrali sono con la maglia numero 23 Anna Marie Gaudio e Ashanti Despegn. Il libero, maglia numero 11, è Giulia Evangelista. 6-4 Volerò, ora al servizio centrale Ashanti Despegn su Giusti. Tenna sotto rete, riesce comunque a tirarla su per un primo tempo ottimo di Allegra Nuzzo, che porta a casa il punto numero 5 per il CQT. Quindi lei al servizio, Allegra Nuzzo. Non passa l'attacco questa volta di Angela Kakovic, perché trova pronto il muro di Gaia Peccio. E allora parità, 6-6.
Ancora al servizio, l'altra centrale, Allegra Nuzzo per il CQT. Su Bruno, ancora Bruno, servita da Popodanic, ancora un muro di Gaia Peccio. E allora vantaggio CQT 7-6 questa volta, e coach Adriano Di Pego chiede 30 secondi di pausa. Dovuto abbassare corsa perché la partita è cominciata. Sul punteggio di 7-6 per il CQT. Tutto da giocare questo secondo set, decisamente più avvincente rispetto al precedente. Ora vediamo se ci sarà la reazione del Volerò. Nel frattempo però è pronta al servizio con la maglia numero 14, come prima Allegra Nuzzo. Tolta il pallonetto di Andrea Gravic, la palla era abbastanza, anzi molto attaccata alla rete, quindi lei salta in alto, riesce a toccare la palla, falla passare sopra il muro, quindi metterla a terra. E allora parità 7-7. Nel frattempo si scatena anche il pubblico al Palavolerò, tifosi dell'una e dell'altra squadra che si fanno sentire. Di Gaudio ancora Petrovic, ma non passa, liscia praticamente il pallone. E allora di nuovo avanti CQT 8-7, quindi ora al servizio c'è il cambio palla, quindi con Francesca Guglielmo, lei di Mancino la piazza bene su la ricezione comunque in qualche modo di Bruno, però la palla poi passa nel campo avversario e poi ora arriva un money out e ancora un punto per il CQT 9-7. Quindi ancora Francesca Guglielmo al servizio. Evangelista non benissimo, allora corre sotto palla Bruno per ancora Evangelista, la manda di là, free ball CQT al centro con l'attacco murato e poi c'è la strepitosa difesa del CQT, ancora free ball per il Volerò di prima intenzione in Popotami e poi non riescono le ragazze del CQT, in primis Stanisci e poi le altre che invece aveva fatto una strepitosa difesa nell'azione precedente. Sveva Stanisci, ora il punto è per il Volerò, è del numero 8-9 CQT, quindi cambio palla, Andela Krakovic al servizio, Gianflot out. Quindi di nuovo cambio palle, pronta Sveva Stanisci al servizio, la palla però la prende male e quindi a rete. Più avanti punto a punto, tocca adesso a Anna Maria Gaudio e anche lei commette lo stesso errore. Contraccambio a favore, ricevuto dalla avversaria, quindi ancora un cambio palla, questa volta è Gaia Peccio per il CQT. Sul nastro poi ci arriva Bruno e allora palla alta per i Tucci sulle mani del muro e poi c'è la difesa di Stanisci, ancora free ball Volerò, allora Ippopotami per Ritucci, mani out. Decimo punto per il Volerò, 11 per il CQT. Allora di nuovo cambio palla, adesso è il turno di Luna Ippopotami. Tu Stanisci non benissimo, comunque la recupera Guglielmo e allora
ancora free ball e vuole roba, in difficoltà Evangelista, ne approfitta ovviamente sotto rete, ma questo errore Nuzzo, perché nessuno era andato a prendere quella palla tirata di là in bagger dalla CQT, che è arrivata scomposta Evangelista, che ovviamente è andata nel campo avversario, quindi ancora un punto per il CQT, 12-10. Tenna su Ritucci, allora Ippopotami, l'alza in bagger per Bruno. Ora sotto rete, solo palleggio per Giusti, allora Guglielmo la manda di là, difende a mani alte Ritucci, non arriva poi. Successivamente Ippopotami su quella palla, quindi ancora un punto per il CQT, 13-10. E allora al servizio il capitano del CQT, Elena Tenna. Bruno non benissimo, allora Ippopotami Ritucci, tira forte, ma out. Ora un errore per il Volerò. Allora 14-10 per il CQT, che si porta ancora al servizio con Elena Tenna. Evangelista e Popotami palleggia per Bruno, pallonetto in mezzo al campo, ci arriva però Tenna, allora Ciarcegnini per Giusti, anzi no, la riprende in bagger Tenna, allora Popotami la alza per Bruno, tira forte, la mette bene in mezzo al campo, quindi undicesimo punto per il Volerò. Il cambio palla, al servizio si prepara Michela Ritucci. Male. Servizio di Michela Ritucci sotto rete, e in questo caso chi conosce una regola fondamentale della pallavolo: quando la palla va sotto la rete poi si portano le paste. Quindi undicesimo punto per il quindicesimo punto, scusate, per il CQT, 11 Volerò. Ora la spinge di là praticamente Grogovic al limite dell'accompagnata, 12esimo punto Volerò, 15 CQT, match interessante. E allora è pronta sulla linea di battuta Shanti Despegn. Tenna in bagger, la tira su per il pallonetto di Stanisci, che poi viene prima difeso, poi non c'è nessun'altra delle giocatrici del Volerò a correre su quella palla. E allora 16-12 CQT, cambio chiesto da coach Vincenzo Ferrise, esce con la maglia numero 3 Sveva Stanisci ed entra in campo con la maglia numero 11 Irene Ciotti. È pronta nel frattempo sulla linea di battuta con la maglia numero 14 Allegra Nuzzo, la centrale, ma anche lei però commette l'errore visto poco fa, anche per lei palla sotto rete, questo sappiamo già che cosa significa, quindi 16 CQT, 13 Volerò. Cambio palla, bene il servizio di Michelle Bruno, 14 ore ai punti per il Volerò. Fatto proprio sulla nuova entrata Irene Ciotti, lei che nel gruppo appunto del CQT è tra le più piccole, insieme a Ciarcegnini e Catani, Martina Catani in panchina, sono tutte e tre 2010. Poi ce la tocca, però difende Giusti, ancora Tenna per Giusti in pipe, ma trova il muro pronto lì ad attenderlo sotto rete di Gaudio. E allora 15 Volerò, 16 CQT, e questa volta è coach Ferrise a chiamare il suo timeout discrezionale, perché vede la rimonta del Volerò ora sotto di un punto.
E allora, terminati i 30 secondi di pausa, si torna a giocare con il Volerò che si sta facendo sotto. Set ovviamente fondamentale perché Volerò avanti 1-0. A servizio ancora Bruno, stavolta bene Giusti, poi Tenna per l'attacco al centro. Un po' in difficoltà poi la difesa del Volerò sull'attacco di Peccio. Ancora lei, e ancora in qualche modo difende il Volerò. Ora il contrattacco di Krakovic, che forse poteva andare fuori, però ovviamente non era sicura. Giusti, quindi ci prova con il braccio a tirarla su, la tocca e poi la palla esce fuori, quindi parità 16-16. E allora ora Bruno, ottimo il servizio per lei, si porta avanti il Volerò 17-16. Out il servizio, nessuno la tocca tra la rice di il CQT, e arriva così la parità 17-17. Cambio palla, tocca a Francesca Guglielmo al servizio. Ippopotami per Krakovic al centro del campo, strepitoso la difesa di Ciarciagnini, poi palla viene toccata dopo malinteso tra Tenna e Guglielmo, e poi lì in fondo al campo Giusti non riesce più a recuperarla, quindi 18-17 Volerò al servizio, è pronta Andela Krakovic, ace per lei, malinteso tra Ciotti e Giusti, palla passa tra loro, cade a terra, quindi 19-17 Volerò. Con difficoltà ma riesce a prendere Ciotti, poi ottimo questo bagger per Guglielmo da parte di Giusti, contrattacco di Ritucci, palla a terra, ...20-17 Volerò. Cambio per il CQT, esce con la maglia numero 11 Irene Ciotti ed entra in campo con la maglia numero 3 Sveva Stanisci. Pronta come prima per il Volerò Andrea Krakovic al servizio. Ora in difficoltà la ricezione del CQT, in questo caso di Ciarciagnini sul servizio di Krakovic. Ancora un punto per il Volerò, 21-17, arriva il secondo tema discrezionale chiesto da coach Ferrise. Ferma tutto per altri 30 secondi, adesso bisogna vedere se il CQT riesce a recuperare. Questi 4 punti di svantaggio per raggiungere la parità. Ultime indicazioni da parte dei rispettivi allenatori. Ancora di Ritucci, 22-17. La palla tesa di Krakovic, ancora per Giusti, in pipe, tocca al muro,
Ci arriva in difesa Gaudio, Ippopotami per Ritucci, mani out, ancora un mani out per lei. E allora 23-17 per il Volerò, cambio per il CQT, esce con la maglia numero 6. E la Tenna, capitano palleggiatore, ed entra in campo con la maglia numero 5, Martina Catani, appunto in altra palleggiatrice, quella che come prima l'avevo nominata tra le più giovani del gruppo, sono tutte 2010, insieme a Ciotti e Ciarciagnini in libero. Out, solta il servizio di Andra Grekovic, 18 CQT, 23 Volerò. A rete però il servizio di Sveva Stanisci. Allora arriva così il match point per il Volerò, affidato alle mani e al servizio di Anna Maria Gaudio. Ciarciagnini e Giaciotti per Stanisci, pallonetto, ci arriva Gaudio. Allora contrattacco di Ritucci, tira forte, out però, nessuno tocca a muro. E allora 19 CQT, 24 Volerò, cambio palla al servizio, è pronta Gaia Peccio. Nel frattempo c'è un altro cambio per il CQT, fuori proprio Gaia Peccio per lasciare il posto a Ilaria Miceli con la maglia numero 9. Evangelista, allora Ippopotami ancora per Ritucci sulle mani del muro e poi out. E finisce così, 25-19, si aggiudica il Memorial Andrea Scozzese, quinta edizione, il Volerò che batte per 2-7-0 il CQT Roma, il centro di qualificazione territoriale di Roma. E allora non resta che iniziare appunto i preparativi per la premiazione. Ovviamente io vi ringrazio per essere stati in diretta con noi, per aver seguito questa partita, questa finale in ricordo di Andrea Scozzese, ideatore e fondatore del progetto Volerò, che ha portato e sta portando tantissimi ottimi risultati per pallavolo, quindi per la pallavolo romana, in questo caso per il Volerò. Quindi non mi resta che fare altro che salutarvi e darvi appuntamento alle nostre prossime dirette. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Lorenzo Sereni, e dal Pallavolerò è tutto.